Buongiorno, credo che possiamo incominciare salutando chi ci ascolta e dando il benvenuto a Francesca Trivellato, una storica italiana che insegna negli Stati Uniti, a Princeton, insegna storia economica, in particolare dell'età moderna, e ha pubblicato, ora tradotto da La Terza, pubblicato dapprima nel 2019 negli Stati Uniti, questo Ebrei e capitalismo, storia di una leggenda dimenticata, edito da La Terza, che io ho trovato non soltanto interessante e appassionante, ma anche, per concludere con questi aggettivi, un libro impressionante. E un libro che per certi versi, non me ne voglia la storica molto rigorosa anche nelle sue note, anche nella sua bibliografia, ma talmente pieno di richiami al nostro tempo presente da potersi considerare in qualche modo attualissimo. Il tutto parte da quella che lei stessa, quindi credo che non si offenderà, definisce a un certo punto un'ossessione che le è sopraggiunta scoprendo le origini di un falso storico che però ha dominato le interpretazioni sulla nascita del capitalismo anche per 3 secoli almeno, fino alla metà dell'Ottocento e io credo che potremmo dire anche oltre, fino a tutto il Novecento, con appunto richiami, ritorni ancora nell'oggi, una matrice ebraica del capitalismo fondata su un falso storico, quello che lei chiama una leggenda. Naturalmente ora si tratterà di descriverla, ma prima ancora, salutando la professoressa Trivellato, siccome lei stessa nella premessa del libro fa dei riferimenti sia internazionali, la campagna scatenata contro il finanziere George Soros, considerato il burattinaio, del trapianto etnico di popolazioni, o più specificatamente lei cita anche un'intervista al Corriere della Sera di Casaleggio, del figlio di Gianroberto Casaleggio, che cita assai a sproposito Shakespeare e Shylock, l'ebreo veneziano, il mercante ebreo di Venezia. Ecco, possiamo dire che in questa sua ricerca storica lei è stata spinta anche da forti interrogativi del presente? Intanto grazie Gad Lerner per questa opportunità e questo dialogo che mi fa moltissimo piacere, oltre che onore. Sì, non ci sono dubbi, penso che di non essere la sola tra gli storici ad essere animata da interrogativi e sul presente, penso che non sei, cioè che le questioni che molti di noi, anche accademici, ci poniamo sul presente non ci portino a distorcere il passato, ma ci portino a indagare il passato, in questo caso a scoprirne lati che erano stati dimenticati, quindi in un certo senso a rendere il passato meno anacronistico, paradossalmente. Questo è un punto importante, no? Cioè non è che si pensa che le preoccupazioni sul presente possano rendere l'indagine storica anacronistica. Non sempre. In questo caso, tengo a sottolineare, preoccupazioni sul presente, così come l'uso, per esempio, che faccio in questa ricerca di alcuni database, per la ricerca di libri antichi che sono ovviamente degli strumenti anacronistici che mi hanno consentito di ricostruire un passato che non conoscevamo e che è più accurato. Quindi ci sono dei paradossi importanti su cui riflettere. E la mia ossessione, su cui se vuole posso commentare, la mia ossessione era legata a un problema accademico.
e storiografico, non era un'ossessione legata al presente, poi ognuno ha le proprie visioni, le proprie posizioni sul presente. La mia ossessione era legata al fatto che a un certo punto mi sono resa conto che questa che chiamo la leggenda dimenticata, di cui poi parleremo nei suoi contenuti più specificatamente, era presente in moltissimi testi dalla metà del Seicento fino alla metà del XX secolo, e che inevitabilmente io potevo immaginarmi molti dei miei colleghi storici economici, storici del passato ebraico, che avevano incontrato, letto questi testi e non se ne erano soffermati su questa leggenda. Perché? Perché gli storici economici ormai sapevano che era falsa, e quindi la storia economica aveva epurato le idee inaffidabili per scrivere una storia economica empiricamente valida. E gli storici del passato, della vita passata del popolo ebraico, giustamente per molti versi, soprattutto dopo la tragedia della Shoah, sono diventati particolarmente sensibili nell'affrontare i temi del rapporto tra ebraismo e finanza, perché, inutile ripetere, gli aspetti legati al genocidio che questi stereotipi hanno avuto. Quindi una confluenza di motivi ha fatto sì che una leggenda falsa, che pur ha modellato aspetti del pensiero economico europeo fondamentali, sia stata estirpata dal soggetto di studio. E questa è diventata la mia ossessione, perché ci sono moltissime idee false, cioè la stregoneria. Lei mi dirà, molti ragazzi ancora che vanno all'università fanno dei corsi sulla stregoneria, i grandi studi di Carlo Ginzburg sulla stregoneria, quelle sono, tutti sappiamo, insomma, sono invenzioni per lo più dell'inquisitore, no? Ecco, ma la delicatezza di questo tema, ecco, faccio sì che fosse stato messo a latere. Dice delicatezza, dice messo a latere, io aggiungerei, forse dal mio punto di vista soggettivo, che l'ossessione, il motivo per cui io trovo impressionante il suo lavoro, è che questa leggenda è potentissima. Questa leggenda che va, come dire, ad afferrare il tema della perfidia ebraica, della inaffidabilità, della invisibilità, dell'insidiosità del corpo estraneo ebraico sparso dalla diaspora in tutto il bacino del Mediterraneo, in tutta l'Europa, si rigenera continuamente. Lei parla proprio di reincarnazioni della leggenda dentro a quelli che definisce una regione carsica, spunta come da crateri del terreno. E questo perché è potentissima, perché è come se ci fosse un bisogno di continuare a presentare così il mistero della persistenza ebraica millenaria nonostante la dispersione. Questo del resto è stato uno dei temi anche dibattuti in sede di teologia cristiana: com'è possibile che il popolo all'interno del quale è nato nostro Signore Gesù intanto non abbia visto e non abbia riconosciuto la verità che gli cresceva in seno, ma che poi nonostante questa cecità non è scomparso, ma è perdurato nel tempo e nei secoli, tant'è che si è inventata anche la teoria secondo cui la persistenza sarebbe dovuta così a un preciso disegno divino di additare al mondo intero il destino nefasto che toccherà a chi non ha saputo riconoscerla, quella verità. Ma insomma, io voglio adesso entrare direttamente
nel tema, che prende, diciamo, come suo soggetto fondamentale un, mi scusi, oscuro e sconosciuto avvocato di Bordeaux del XVII secolo, il quale, scrivendo una sorta di manuale che raccoglie un'antologia dei diversi codici marinari dell'epoca, questo avvocato Estienne Clairac, scrivendo Usi e costumi del mare, traduciamolo in italiano, butta lì questa affermazione: le polizze d'assicurazione e le lettere di cambio furono sconosciute all'antico diritto romano e sono un'invenzione postuma degli ebrei, secondo l'osservazione di Giovanni Villani nella sua Storia Universale. Quando questi abominevoli circoncisi furono banditi dalla Francia per i loro misfatti e crimini esecrabili, e avendo visto i loro beni confiscati sotto i regni del re Dagoberto, Filippo Augusto, Filippo il Lungo, per poter ritirare le merci e masserizie e il denaro che avevano consegnato o nascosto presso i loro uomini di fiducia prima di partire, la necessità insegnò a questi furbi infami a servirsi di lettere segrete e di biglietti scritti con poche parole e sostanza, come sono ancora le lettere di cambio indirizzate a coloro cui avevano affidato quei beni e che tenevano loro bordone, e tutto ciò lo fecero tramite dei viaggiatori e dei mercanti stranieri. Ecco, con questo tono così gentile nei confronti degli ebrei, si afferma che hanno fatto una grande invenzione: le cambiali, le lettere di cambio e le polizze assicurative legate al commercio a distanza, per il quale era necessario, come dire, garantirsi nella avventurosa navigazione. Intanto lei è andata subito a verificare che Giovanni Villani non aveva affatto scritto questo. Giovanni Villani, il grande cronista fiorentino, morto durante la peste del 1348, autore di una grandissima cronica, in cui parla di banchieri. Lui stesso era impiegato in una delle grandi compagnie commerciali, finanziarie. E lui stesso non era certo benevolo con gli ebrei. Non era benevole con gli ebrei, aveva delle opinioni riguardo all'usura, parla ampiamente di temi economici. Eppure, ma non si sogna di dire che gli ebrei hanno... Non si sogna di dire, perché scrive nel XIV secolo, quando a Firenze gli ebrei sono relegati al cambio al minuto, al cambio su pegno, quando le lettere di cambio sono materia di cui si occupa la famiglia Medici, la più grande banca d'Europa. Quindi, tra l'altro, nel 600 questo autore francese ha un'immagine distorta del Medioevo. C'è anche una appropriazione barocca del Medioevo, un uso politico del Medioevo, come l'immagine di un Medioevo quando gli ebrei erano più separati dal mondo cristiano. Certo, perché a Bordeaux, questo forse dobbiamo dirlo a chi ci segue, a differenza di quanto avveniva per esempio a Venezia o in Toscana, gli ebrei c'erano, e come, ma erano cripto-ebrei, nel senso che erano stati obbligati al battesimo e quindi ufficialmente risultavano cristiani contro gli come gli altri, ciò che non avveniva, ripeto, in Italia a quel tempo, ma questo paradossalmente li rendeva ancora più sospetti, no? Certo, perché in un mondo dove c'è il ghetto, in un mondo nel quale ci sono dei confini netti, c'è il tentativo e in un certo senso una realtà in cui gli ebrei sono controllabili, sono subordinati, sono una realtà chiusa. Mentre... Perché, mi scusi se l'ho interrotta. Prego. Perché ha avuto questa fortuna straordinaria la falsa notizia secondo cui proprio gli ebrei hanno inventato le cambiali?
Ecco, su questo vorrei soffermarmi, la risposta non è brevissima, perché lei ha citato giustamente per dare ai lettori il sapore di questo linguaggio anti-ebraico, intriso anche di alcuni termini teologici molto forti. Però poi, siccome il testo è anche lungo, insomma, è un vituperio piuttosto lungo, l'attacco finale di questo passaggio non sono solo gli ebrei, ma sono addirittura quei mercanti e quei banchieri cristiani che poi presero ad imitare gli ebrei, cioè coloro che, seppure battezzati senza origini ebraiche, quindi avevano si erano appropriati di questi strumenti finanziari che pure avevano questa ombra, erano stati inventati dagli ebrei. Quindi l'accusa peggiore che questo testo fa era a coloro che da buoni cristiani si comportavano come ebrei, che è un'accusa terribile nel mondo cristiano premoderno, ma anche un po' impossibile da dimostrare, perché non Ancora è. E oggi ogni tanto si sente dire non fare l'ebreo. non è un'accusa che dice, non è un'accusa specifica, no? In tribunale si può essere condannati alla fine di un processo, per un'accusa specifica. Se si è portati in tribunale per un credito non pagato, si deve dire la somma. Se si è condannati per una forma illecita di assicurazione marittima, perché si è venduto un'assicurazione marittima dopo aver saputo che la nave era già affondata, si deve determinare quando la notizia era arrivata, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei parametri entro i quali un giudizio dal punto di vista legale, anche in un mondo premoderno, veniva emesso. Invece questi attacchi che si trovano in questo manuale, che, come lei ha ricordato, è scritto da un avvocato ed è un manuale che raccoglie norme di diritto marittimo, quindi è un manuale volto ad aiutare lo sviluppo di questa società commerciale all'interno di una società feudale, quella francese, che in quel momento stava ancora accogliendo con molta titubanza la crescita del gruppo mercantile come classe sociale. Queste accuse di dire, vabbè, lui parla in modo molto elogiativo dei mercanti e dei banchieri in generale, fin quando non si comportano alla Giudea. E questo è il successo Sì, e questo. paradossale e terribile della leggenda, perché questo non è un frate francescano, non è San Bernardino che dice gli ebrei sono la rovina del mondo. Questo è un avvocato che vuole sostenere il mondo commerciale, l'espansione francese, Bordeaux, città che diventerà presto, da metà 600 in poi, un avamposto dell'espansione atlantica, del commercio anche degli schiavi, dell'espansione francese nei Caraibi, di fronte a un'aristocrazia terriera molto più conservatrice. Però per avanzare questa causa deve dimostrare che questi commercianti e questi banchieri sono uomini, sono un gruppo onorevole. Quindi per poter avanzare quest'immagine onorevole, dice, lo sono fin quando non si comportano da ebrei. Quindi gli ebrei funzionano da questo spettro negativo, e
E in questo senso è più, sono più la plasticità della leggenda, che poi, come lei ha ricordato, viene reinventata, rimodellata in questo modo carsico, con alcune pieghe positive, perché Montesquieu cercherà di dargli una piega positiva, ma in altri casi anche con delle pieghe ancora più negative nelle mani di Werner Sombart più avanti, ma è la plasticità della leggenda che gli dà la sua forza. Infatti credo che l'oscuro avvocato Clairac di Bordeaux non potesse proprio immaginare che la sua Fandonia, come dire, sarebbe, senza nemmeno essere lui citato, senza nemmeno che lui ne abbia tratto chissà quale anche nefasta gloria, però avrebbe avuto una simile propagazione. Lei giustamente citava, nel libro se ne parla diffusamente, anche, diciamo, riciclata in positivo dal grande Montesquieu, che dice al contrario è un merito degli ebrei quello di avere inventato le cambiali, perché in questo modo hanno umanizzato il commercio, lo hanno separato dalla guerra e dalla violenza, quindi hanno dato un impulso alla pace e allo sviluppo economico. Perfino il nostro Cesare Beccaria prenderà questa interpretazione benevola, diciamo, per arrivare invece al paradosso già piuttosto noto dell'ebreo Carlo Marx, che nel 1844 può scrivere: la cambiale è il dio reale dell'ebreo, il suo dio è soltanto la cambiale illusoria. E quindi c'è appunto questa propagazione a seguito dell'ignaro Clairac. Io tra l'altro lo cito solo en passant, perché è uscito negli stessi giorni in cui è uscito il suo libro nella traduzione italiana, una storica genovese, Gabriella Airaldi, ha scritto questo testo per Marietti che si intitola Essere avari, storia della febbre del possesso, nel quale si parla a lungo delle cambiali, delle lettere di cambio e delle polizze assicurative, ma se ne attribuisce la genesi ai banchieri genovesi, altri le attribuiscono ai banchieri fiorentini, poi ci sono i lombardi che ne fanno uso. Insomma, il libro di Gabriella Airaldi glissa moltissimo, quasi con imbarazzo, sembra voler mettere d'un canto la questione ebraica, che invece è centrale. E se mi permette, è questo, no? Cioè, gli storici economici dagli anni 50, già nell'Ottocento, ma insomma dagli anni 50 in poi, avevano stabilito con certezza che gli ebrei non hanno avuto nulla a che fare con l'invenzione delle cambiali e di altri strumenti che hanno dato esito poi a quello che sono i più avanzati strumenti del capitalismo commerciale e preindustriale. Anche se naturalmente poi ne hanno fatto uso. Ne hanno fatto uso nella misura in cui erano una minoranza che faceva uso di tutti. No, quelli... ma lei anche quell'episodio storico fondamentale che è l'espulsione sì, del 1492 dalla Spagna, quando... È probabile che hanno 40 giorni per vendere tutte le proprie proprietà e quindi ne ristrozzate, qualcuno ha usato anche le lettere di cambio. Sì, probabilmente sì, abbiamo delle prove documentarie che alcuni genovesi li hanno aiutati, ma hanno svenduto, perché ovviamente quando si è obbligati a vendere, il prezzo a cui si vende è un nulla, ecco, quindi cioè, se poi lo strumento per portare quel poco per cui si è venduto all'estero una lettera di cambio, perché avevano rapporti stretti con i genovesi. Ma è proprio il fatto che gli storici economici avessero già il grande Levin Goldschmidt, il grande studioso del commercio, del diritto commerciale, il Dr. Vater di Max Weber, aveva scritto che non c'era nessuna influenza ebraica nell'origine, nello studiare l'origine legale di questi strumenti, quindi poi vari studiosi hanno trovato le verifiche empiriche, ma paradossalmente è proprio questo empirismo
che ha portato a non indagare una storia del pensiero che è inseparabile dalla storia economica. Perché per molti versi la storia, cioè quello che io cerco anche di dire attraverso questa leggenda, è che la storia del mercato, e per queste sono le risonanze odierne, quello, la storia del mercato, la storia del capitalismo, è una storia di un tentativo di immaginare collettivamente nella politica, nella cultura dell'Occidente, un mercato in cui si possa partecipare nel modo più ampio possibile e nel modo più, come si dice in inglese, fair, no? In modo più equo, in cui tutti possano, in cui le forze, gli oligopoli, le forze, no, che disequilibriano, e qui infatti c'è, siano tenute sotto controllo. E questo lo si può fare una forza occulta, diciamo. Esatto, ma allora questo lo fanno gli scienziati politici, lo fanno gli economisti, lo fanno gli storici economici, lo fanno gli storici del pensiero. Ma una volta, io quello che voglio dire è che questa leggenda è stata un modo, non l'unico, ma è stato un modo importantissimo per 3 secoli di pensare in modo sbagliato, ma di pensare a questo problema, cioè alla difficoltà che, come si vede dalla manifestazione di piazza di oggi, dalla diseguaglianza economica, dalle angosce degli individui, delle famiglie, dalla diseguaglianza tra i paesi, dalla difficoltà di costruire il capitalismo ben temperato, come l'ho voluto chiamare, un capitalismo in cui tutti vogliono beneficiare in modo, se non uguale, ma comunque non drammaticamente diseguale. E allora, non potendo contenere le forze esterne al mercato ed interne al mercato che creano queste disuguaglianze, nei momenti di debolezza, debolezza delle istituzioni in particolare, perché nel mondo premoderno le istituzioni che regolano il mercato sono ancora più deboli di quelle odierne, si creano queste fantasie. Ecco, le fantasie. Ancora. È proprio sulle fantasie che vorrei soffermarmi un attimo. Le confesso che leggendo il suo libro ho pensato più volte a Umberto Eco, al suo pendolo di Foucault, al suo cimitero di Praga. Il cimitero di Praga, sì. Come, diciamo, teorie di natura cospirativa, certo, l'invenzione di grandi complotti maturano dentro al travaglio della società. E dentro, lei giustamente ce lo ricordava, a quel continuo bisogno di distinguere tra una finanza viziosa, parassita, che andrebbe separata dal commercio delle merci e dalla cosiddetta economia reale. Questa è una polemica assolutamente odierna, certo, chiarissima, laddove però la maledizione in assoluto del concetto di credito e del concetto di finanza può dare luogo appunto a falsificazioni di questa natura per le quali gli ebrei fanno molto molto comodo. Mi ha colpito infatti un altro passaggio del suo libro, quando lei, spostando la sua attenzione da Bordeaux a Marsiglia, siamo al tempo del Re Sole di Colbert, rileva come anche lì, dovendo regolamentare le forme del commercio, anzi in quel momento si doveva incentivare anche l'aristocrazia a mettere dei quattrini nel commercio per dare vitalità a un'economia in crisi, però sotto la categoria degli ebrei vengono messi anche gli armeni, vengono messi anche i greci, tutti ebrei. Lei prima diceva, a proposito di Clairac, che si comportano da ebrei anche i lombardi o anche quelli che non c'erano. È impressionante questo bisogno di andare all'ebreo, perché l'ebreo in qualche modo racchiude in sé delle categorie di invisibilità. Qui volevo
chiederle di spiegarci bene che cosa intende. Lei dice che c'è una difficoltà a individuare l'ebreo perché non ha, come dire, non è l'africano, è tra noi e se non è chiuso nel ghetto rischia di assomigliarci, di sembrare un cittadino come gli altri, certo. Mentre in realtà è una quinta colonna, mentre ha doppia lealtà, non è davvero un suddito fedele e quant'altro, e nello stesso tempo invisibile è anche, diciamo, il valore di quel pezzo di carta, che non è oro, che non è una merce. Quindi l'ebreo e la cambiale si somigliano? Sì, ma allora assolutamente. Riprendo prima il primo punto che lei ha sollevato, che mi preme molto, molto sottolineare un attimo. L'ebreo nell'immaginario cristiano premoderno, in particolare in rapporto alla finanza, per motivi teologici, ha un ruolo esponenziale. Ciò non vuol dire che l'ebreo è l'unico stereotipo, è l'unica minoranza. Io credo molto che non esista una competizione tra gruppi discriminati. Anzi, spesso la discriminazione si somma, e questo è un discorso che ci porterebbe lontano, no? Ma oggi in Europa c'è chi dice: ah, c'è l'islamofobia e c'è l'antisemitismo, che cosa è peggio? No, ci sono entrambi e spesso si rafforzano a vicenda, che poi a loro volta siano in diretto conflitto tra di loro, i due gruppi, è un altro discorso. Ma appunto l'esempio che lei ha citato, il fatto che ci possano essere delle sovrapposizioni tra diversi gruppi di minoranze, in questo caso armeni e greci sono delle minoranze cristiane a cattoliche, il che non vuol dire che non ci siano delle fortissime specificità ebraiche nelle forme di discriminazione e pregiudizio cristiane. Penso che queste due cose vadano chiarite, in caso ne possiamo parlare. Mi permetta un'interruzione, le restituisco subito la parola, è una battuta, ma neanche troppo. Questo fa sì che oggi abbiamo anche il paradosso di antisemiti filo-israeliani, le stesse persone che possono definire Soros usuraio o che per radio possono dire, come è successo di recente, che gli ebrei sì, sono stati vittime della Shoah, ma sono compatiti più degli altri perché loro hanno le banche e hanno le lobby. Poi quando gli dici: ma questa è una porcheria antisemita, ti dicono: come puoi accusarmi di ciò? Io sono un fervente sostenitore dello Stato di Israele. Questi... Sì, abbiamo Erdogan e Netanyahu, che cioè ormai sì, c'è di tutto. Abbiamo anche un candidato presidente, pare, alla Repubblica Francese, con di nuovo stile, insomma. Che si apporta del proprio essere ebreo per poter fare feroci discorsi razzisti, diciamo. Sì, insomma, queste sono cose drammatiche su cui penso valga la pena in altre sedi forse soffermarsi. Ma questo paradosso dell'invisibilità ebraica forse anche va messo in risalto, perché in un certo antisemitismo crasso del periodo cosiddetto del pseudo-razzismo moderno, no? L'ebreo viene rappresentato, specie l'ebreo uomo, in delle caricature che hanno una certa fisionomia, no? Quindi si immagina che l'ebreo possa venire riconosciuto proprio da delle caratteristiche fisiche, ma qui si parla di un'invisibilità che ha degli aspetti sia teologici che anche da un certo punto di vista
visivi, nel senso che nella storia ebraica ci sono dei momenti di svolta importantissimi, soprattutto nella storia ebraica dei sefarditi, ovvero di quelli che vivevano originariamente nella penisola iberica, perché già a partire dal 1390 e poi con le grandi espulsioni del 1492, gli ebrei furono prima più o meno non proprio costretti, ma in gran parte invitati e poi costretti al battesimo. E quindi si creò questa categoria che lei ricordava a Bordeaux e in altre regioni, uno simile, questa categoria paradossale dell'ebreo battezzato, Il cripto ebreo. il criptoebreo, no? Cioè l'Inquisizione paradossalmente creò il proprio soggetto, perché costringendo gli ebrei a battezzarsi e poi continuava a perseguitarli per dire: ah, tu sei battezzato, ma sei davvero un buon cristiano oppure no? Perché una volta battezzato, un cristiano doveva aver abbandonato tutte le vestigia delle proprie tradizioni ebraiche. E questa invisibilità, però, creava sospetto. Al tempo stesso, quegli ebrei, che una volta battezzati volevano tornare al giudaismo o abbracciare un nuovo giudaismo fuori dalla penisola iberica, dove non era possibile, tra quelli che andavano sia a Venezia nel ghetto, o a Livorno, dove non c'era un ghetto, c'era maggiore tolleranza, o ad Amsterdam in particolare, dove veramente era la città più tollerante d'Europa, i più agiati, quelli che riuscivano ad avere un successo economico. Se si guardano i ritratti, i quadri dell'epoca, veramente avevano degli stili di vita che li rendevano indistinguibili dalla buona società dell'epoca. Quindi c'era un'invisibilità, anche se ovviamente chi li conosceva poi sapeva benissimo distinguere, perché noi sappiamo che nelle reti sociali tutto è noto. Però c'era questa invisibilità da un lato teologica, perché chi è l'ebreo battezzato era l'ossessione non solo dell'Inquisizione, ma della cultura spagnola ed iberica, e dall'altro questa capacità di muoversi di questi sefarditi nelle piazze, ma anche nei salotti, anche nelle buone società, nelle società letterarie, nelle prime società scientifiche del Seicento. E quindi questa mancanza di nette divisioni sociali, come si immaginava e per un certo aspetto erano state nel Medioevo. E come lei dice, c'era questa metafora che si mappava molto bene sulle lettere di cambio, che erano su queste cambiali, che erano questi strumenti cartacei che non avevano nessun valore monetario intrinseco. No, una moneta allora la si morsicava un po' per vedere se il valore metallico era ancora quello originario, Come fanno gli atleti che vincono le Olimpiadi adesso? per vedere se la medaglia d'oro era ancora della Lega promessa. E al tempo stesso non solo muovevano grandi somme lungo enormi distanze, ma, come lei ricordava, avevano iniziato a muoversi in dei mercati completamente separati dallo scambio delle merci, cioè si era iniziato a svilupparsi a partire dalla metà del Cinquecento quella che oggi chiameremmo una finanziarizzazione delle cambiali. Cioè c'erano delle fiere, fisicamente delle fiere stagionali, dove dei piccoli gruppi di banchieri si ritrovavano per, diciamo, acquistare e vendere delle cambiali, speculando sui tassi di cambio, sull'arbitraggio, e quindi una finanziarizzazione, un mercato del credito privato. Questa era una rete di mercanti non regolata,
una vera repubblica dei mercanti non regolata da autorità centrali. La fermo perché lei qui adopera nel libro una definizione che è molto suggestiva e in qualche modo io trovo anche molto attuale, che è quella della Repubblica Internazionale del Denaro, no? Che ha un autogoverno, che in qualche modo prescinde dalle leggi degli stati nazionali. E dentro questa Repubblica Internazionale del Denaro, che ripeto, è qualche cosa, questa espressione oggi è poco adoperata, ma ce ne sono altre nel dibattito pubblico che alludono appunto al pericolo rappresentato dalla grande finanza che occultamente predomina e depreda. Naturalmente ha una sua presenza ebraica significativa per ragioni storiche che vanno dalla conoscenza delle lingue, dal fatto di avere parenti, rami familiari che risiedono in altre nazioni e quindi diciamo questa abbinare gli ebrei alla finanza, lei a un certo punto adopera a proposito anche della indistinguibilità degli ebrei, tale da suscitare preoccupazione perfino in coloro che hanno promosso l'emancipazione nel 1791 in Francia, tant'è che dopo faranno delle leggi per metterli un po' a posto, diciamo. E lei dice appunto enigmatici gli ebrei come una lettera di cambio e oggi ne potremmo dire enigmatici come un derivato, un future o uno swap nello stesso identico modo, quindi c'è anche questo a spiegare la persistenza di quel falso, di quella leggenda. Assolutamente, penso che questo elemento dell'emergere della finanziarizzazione a metà del Cinquecento è stato sottovalutato, no? E pensiamo ai bitcoin di oggi, no? Che potrebbero soppiantare alcune monete sovranazionali, non ancora sovranazionali. Eppure sono gestiti completamente da network privati, al di là dell'aspetto drammatico dell'impatto sull'ambiente che sappiamo che hanno. In queste reti, sì, io mutuo il termine Repubblica Internazionale del Denaro, devo dire, da uno storico economico ora decesso, Aldo di Maddalena, che fu per anni un docente della Bocconi e mi è parsa una definizione particolarmente, sì, accademica, ma particolarmente adatta, perché Repubblica nel 5-600 voleva dire Stato, è anche un gioco di parole, no? Respubblica è come Jean Baudin chiama il suo trattato sull'assolutismo, quindi è una specie di Stato nello Stato, hanno queste reti dei mercanti, hanno anche delle loro forme di aggiudicazione spesso, dei tribunali mercantili, eccetera. Ma non c'è, mentre esistono ovviamente le equivalenti dei ministeri del tesoro, esiste una politica economica dei vari, delle monarchie, dei principati, delle repubbliche, questi mercanti, che pure a volte collaborano con i governi, hanno una sfera economica assolutamente indipendente. In queste reti mercantili, che sono molto diversificate, questo l'ho studiato in un libro precedente su un gruppo di sefarditi livornesi, gli ebrei per lo più controllano alcune nicchie. Questo è importante. Cioè, gli ebrei, comunque, essendo una minoranza, non hanno mai una funzione dominante. Sono sempre dal punto di vista numerico, a parte in alcune nicchie, si tendono a specializzarsi. Penso al commercio dei diamanti a Anversa, che oggi è in mano
agli indiani del Gujarat. Agli Bavich o agli indiani, e la cosa divertente è che si incontrano in questo commercio nemici acerrimi, perché gli sciiti libanesi, certo, hanno le miniere in Africa da cui si estraggono i grezzi che vengono lavorati ad Anversa dagli Lubavitch ebrei. Quindi. Infatti, se mi potessi reincarnare come antropologa, studierei quello, perché ho scritto prima un libro su Livorno, su come questi sefarditi livarnesi cooperavano con gli Hindu in India, e senza conoscersi e senza avere nessuno scambio personale o matrimoniale, ma con una selezione di interessi che riguardava appunto questo scambio del commercio di diamanti, che all'epoca, perché prima dell'inizio del Settecento, le uniche miniere di diamanti note erano in India. Fu solo a metà Settecento che vengono scoperte in Brasile. Questo poi... però, mi scusi se sintetizzo, spiega anche perché l'ebreo è diventato una metafora del capitalismo, perfino in Karl Marx, che solo in un secondo tempo, se non sbaglio, lo sostituisce con il borghese. Sì. Karl Marx è una persona di straordinaria complessità, e penso ci siano molti motivi per cui sia scelse di rendere l'ebreo sinonimo del capitalismo, sia scelse di abbandonare quel sinonimo dopo quell'opera giovanile. Ma per dire che questo è importante chiarificare, quello sì, empiricamente, in tutte le reti commerciali dell'espansione globale europea, gli ebrei ci sono delle nicchie, ci sono, non so, alcune aree della raffinazione dello zucchero ad Amsterdam, il commercio del diamante, in cui hanno una posizione spesso predominante, ma non dominano mai tutte le reti, non so, il commercio del grano, che è il più importante commercio del Mediterraneo, gli ebrei non hanno nessuna forma particolarmente influente, quindi questo è anche importante mettere le cose in prospettiva. Posso fare una domanda che forse esula un po' dal... Certamente. Sento un eco fastidio. Che riguarda appunto il rapporto culturale degli ebrei con la povertà e la ricchezza, con l'economia, con il commercio. Io ho abbastanza, diciamo, caro da tempo, perché è un libro che ormai ha quasi 20 anni, un testo di Jacques Attali, questo intellettuale francese, Gli ebrei, il mondo e il denaro, nel quale lui fa un excursus, se vuole più immaginifico, molto, diciamo, veloce, di storia mondiale, per spiegare anche una differenza rispetto alla cultura e alla tradizione cristiana, nella quale il povero è beatificato, glorificato, è figura centrale di riscatto. Non c'è nell'ebraismo questa glorificazione dei poveri, così come non c'è la condanna dei ricchi. Attali interpreta così, citando anche il Talmud, dice: la ricchezza per gli ebrei non è una ricompensa, è un incarico. Il ricco non deve scusarsi di esserlo, deve soltanto assumere una parte di maggiore responsabilità nella gestione del mondo. Nessun ricco ha il diritto di sottrarsi a questa missione. Diventare ricco non è dunque il segno di un favore divino, ma di un dovere divino, di un incarico. Questo forse non è facile da digerire nella cultura e nella tradizione cristiana. Sì, potrebbe esserci una leggera sfumatura calvinista, chissà, in questa lettura. No, io in questo libro non mi sono, l'ho detto molto esplicitamente, non mi occupo assolutamente del pensiero ebraico, a parte che ci sarebbero alcune sfumature interessanti a cui accenno, come gli ebrei si sono rapportati verso questa leggenda. In alcuni casi poi nell'Ottocento si sono confrontati direttamente, c'è chi
l'ha abbracciata in modo eroico dicendo: ah, no, c'è un filone ottocentesco scritto da autori ebrei, cosiddetta il contributo ebraico alla civiltà occidentale, in cui c'è un'appropriazione positiva della leggenda di derivazione da Montesquieu, e dice: ecco, noi abbiamo consegnato all'Europa e al mondo questo strumento, e chi invece ne vede solo l'interpretazione nefasta e dice: no, assolutamente falsa e non abbiamo nulla a che fare. Questo solo per dire che appunto ho scelto di non che è diverso dallo studiare il pensiero ebraico sulla sfera economica, cosa che richiede una specializzazione anche su testi e tradizioni sulle quali io non ho particolare competenza, e sui quali nell'Ottocento poi ci furono anche molte, e anche nel Novecento ci sono sviluppate molte idee molto diverse, perché ovviamente ci sono oggi molte correnti diverse dell'ebraismo, alcune influenzate prima dal liberismo e poi da diversi incontri con la modernità, sia col cristianesimo che con la secolarizzazione, per cui insomma ci sono delle visioni più religiose, più tradizionaliste, e su cui forse Attali si fa in questo caso riferimento, ed altre che poi hanno, si sono scontrate a vicenda. Credo che oggi non si possa parlare di un pensiero ebraico della sfera economica così non comune. No, mi lasci scherzando dire che c'è una forte diffidenza ebraica, lei lo saprà benissimo, anche nei confronti delle interpretazioni più benevole, che come dire esaltano la speciale e particolare intelligenza ebraica, perché di solito si accompagnano poi sempre quelli che ti dicono: ah, a me gli ebrei piacciono perché sono molto intelligenti. Di solito c'è un elemento diabolico che viene attribuito a questa. Ecco, su questo è molto interessante, per esempio negli Stati Uniti questa diffidenza è molto minore, per cui per esempio i dibattiti sulla famosa bell curve qui sono, e tra l'altro negli Stati Uniti ci sono stati, io li cito e prendo le distanze personalmente, nel senso che non sono d'accordo, ci sono studiosi accademici di notevole calibro che hanno rivalutato le interpretazioni di Sombart, a mio modo di vedere, in modo non particolarmente critico o utile, per cui anche questo dipende molto, no, dal contesto. Di recente ci sono stato un emergere, anche se rispetto al contesto europeo o italiano, molto più occasionale, di alcune forme anche violente di antisemitismo negli Stati Uniti, ma c'è un livello di sicurezza generale molto diverso, nel quale si possono così intrattenere delle visioni culturali che in un ambito europeo danno adito a maggiore così titubanza, dir meno. Ed è molto interessante questo, perché poi sarebbe da mettere in dialogo questi diversi, no, intellettuali ed intellettuali. Vediamo se, siccome ho qui due domande che sono arrivate da chi ci ascolta, vediamo se riesco a riassumere la prima, che è molto lunga e che prende spunto da una citazione di George Moss, sul fatto che l'antisemitismo in Germania si sarebbe diffuso con più facilità nelle campagne che avrebbero accolto l'antisemitismo prima e più diffusamente che non le città, e voleva chiedere se questo è vero più in generale anche per le epoche precedenti, e se quindi il mondo agricolo generalmente più povero fosse più facilmente permeabile agli stereotipi economici antisemiti. Ma questo non è un tema francamente di cui mi sono occupata, certamente laddove
la predicazione, no? Dipende anche dalla... le chiese sono state, a mio modo di vedere, strumentali nella diffusione dell'antisemitismo anche per tutto l'Ottocento, quindi laddove l'influenza di pastori protestanti o di preti cattolici si faceva più influente, penso che possa avere avuto... Certo. La seconda domanda, direi che in gran parte lei ha già risposto, ma gliela ripropongo. Jacopo chiede quanto l'antisemitismo novecentesco sia stato influenzato dal pregiudizio antiebraico già presente e radicato nel Medioevo e negli albori della modernità. No, questo mi sembra, forse possiamo chiarire. Io penso che nell'antisemitismo, come in tutti i pregiudizi, ci siano delle forme di persistenza terrificanti, ma ci siano anche delle importanti variazioni, e cioè che non si possa pensare all'antisemitismo o al razzismo come qualcosa che non cambia. Per esempio, ci sono delle ovvie continuità nelle forme di antisemitismo ottocentesco rispetto ad alcuni stereotipi medievali, però il cosiddetto pseudo-razzismo, pseudo-antisemitismo moderno, a mio modo di vedere, è una reazione proprio contro l'eguaglianza legale concessa agli ebrei. Cioè, ci sono delle forme di stereotipi che esistevano quando gli ebrei erano legalmente, religiosamente, culturalmente subordinati e quindi erano un pericolo che si sentiva comunque contenibile. Una volta consegnata loro, tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, un'eguaglianza legale, non si dovrebbero, ma la società maggioritaria inventa delle nuove forme di subordinazione, in questo caso razziali, che sono un'altra fantasia, perché quelle legali sono state smantellate. E questa è una forma di discontinuità enorme, è la stessa forma di discontinuità che viene creata con l'abolizione di altre norme discriminatorie per le donne o per soprattutto per le persone di colore, no? Cioè il razzismo come moderno riprende dei temi medievali, ma è anche una forma nuova e drammatica, molto, molto, molto diversa. Non c'è dubbio, per dire, il razzismo biologico così. Il razzismo biologico non esisteva. Nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, oggi non è più riproponibile nelle stesse forme, ma trova appunto richiami anche antichi per rigenerarsi, come la leggenda che certo, si rigenera sempre, però in un mondo in cui si diceva questo gruppo deve vivere all'interno di queste mura, questo gruppo o i Dalit post villaggio, non c'è bisogno di dire se hai la pelle di questo colore non puoi fare questo, perché ci sono altre forme di subordinazione. Ecco, ci sono anche altre forme di manifestazione dell'ostilità. Noi abbiamo consumato il nostro tempo perché certo, è la scadenza della nostra ora di dialogo. Mi lasci concludere con una nota di carattere personale, perché proprio a proposito di questi richiami antichi declinati in forme nuove. A me è successo di recente di finire sulla prima pagina di un giornale in un ritratto molto antipatizzante, tra l'altro scritto da un docente della Università Cattolica di Milano, nel quale venivo in forma dispregiativa definito sefardita, veniva citato la Kabbalah e
dei proverbi yiddish, tra l'altro lei saprà bene che l'yiddish e i sefarditi non vanno tanto bene, a riprova della mia avidità e della mia ricchezza, come dimostrato da un orologio costosissimo che porterei al polso. Queste cose naturalmente mi fanno amaramente sorridere, ma sono antiche, perché richiamano la difficoltà a considerarmi cittadino italiano a tutti gli effetti, per via del mio nome, per via del mio luogo di nascita, e comunque, diciamo, legato alla ricchezza, perché anche dal suo libro viene fuori che l'ebreo o è sovversivo, giudeo-bolscevico, o è ricco, no? È un episodio che mi era sfuggito e mi dispiace, purtroppo non ne sono scioccata. Bene, io la ringrazio molto di questa conversazione, consiglio davvero a tutti la lettura di Ebrei e capitalismo, storia di una leggenda dimenticata, tradotto dall'editore La Terza, perché è sì un libro di storia molto rigoroso, ma scritto in una maniera che anche un dilettante come me ha potuto appassionarsi e sinceramente anche un po' preoccuparsi. Grazie. Grazie davvero. Buon pomeriggio, buona serata a tutti.